Dopo anni di tentativi in passato non sempre proficui, dalla scorsa estate, Tortoreto ha preso forma, un'associazione che raggruppa i balneatori o i balneari, che dir si voglia. Il nome è emblematico, Balneator, ovviamente un'associazione che si innesta in un contesto ovviamente nel quale la voce legata al turismo è molto importante per l'economia del nostro territorio, in maniera particolare delle località costiere. A guidare questa associazione, ovviamente, che in poco tempo comunque ha compiuto passi importanti, cioè è Muscella, che comunque ha alle spalle un'esperienza importante nel mondo del turismo. Si parla ovviamente di turismo, di mare, nell'appuntamento di oggi di 45 giri. Un benvenuto all'ospite, ovviamente l'ho già presentato, che è Grazie. Ettore Muscella. Ben arrivato. Grazie. Nella premessa parlavamo di questa associazione. Per anni a Tortoreto si è cercato di dar vita a un'associazione sulla falsariga di quello che accade in altre realtà. Mi viene l'esempio ovviamente di Alba Adriatica. Adesso, insomma, questa associazione ha iniziato a camminare da sola, no? Sì, veniamo da un'esperienza bella, impegnativa per farla nascere, che è stata un po' un insieme di idee. Portate da giovani, devo dire la verità, non sono stato il promotore, quindi chiarisco subito questo passaggio, però sono stato coinvolto da stessi operatori, devo dire anche più giovani, dove avevano voglia di poter cominciare a discutere insieme delle realtà, delle problematiche che cominciavano a emergere nel nostro settore, anche perché è un settore completamente in evoluzione adesso, il settore turismo. È un settore che deve essere aggiornato, bisogna, con l'esperienza, bisogna affrontare le problematiche dell'ambiente, le problematiche del territorio, l'abbinamento anche allo stesso territorio è importante, cose che prima sottovalutavamo, quindi pensavamo solo al piccolo orticello nostro, curavamo solo le piccole cose nostre. Oggi questi ragazzi hanno avuto questa idea di dire facciamo un gruppo, facciamo un'associazione dove possiamo parlare prima dei problemi, come affrontarli prima dell'estate e poter darci una mano. Diciamo, questo era il primo obiettivo e alla fine discutendone diversi giorni, perché poi abbiamo avuto 2 mesi di sana discussione, devo dire, sana discussione, dove ci ha fatto riflettere e ha convinto anche me stesso ad aderire a questa associazione. Inizialmente l'adesione era spontanea, con la collaborazione dando opinioni e idee, poi giustamente ci rendevamo conto che questa adesione spontanea non poteva andare avanti perché nel momento in cui dovevamo andare a affrontare un problema dovevamo avere un marchio di riconoscimento e quindi si è pensato a costituire questa associazione Balneator di Di Tortoreto. Tortoreto. Diciamo in premessa, in passato c'erano stati dei tentativi a Tortoreto, insomma, che però insomma, non avevano portato a niente di concreto, contrapposizioni. Invece adesso si cammina su un'ottica diversa, no? Facevi riferimento sul fatto che comunque ci sono le nuove Sì, leve nel sì. settore balneare che probabilmente hanno un approccio diverso rispetto ai loro padri, diciamo così. Beh, diciamo, questa è un po' la storia in tutti i ruoli, in tutti i settori anche. Diciamo, i nostri genitori sono stati dei grandi, diciamo, promotori economici, propulsori anche nella ristorazione. Nella Val Vibrata, se voi vi ricordate negli anni Ottanta, la Valle dell'Ene è merito dei nostri genitori, parliamo in generale dell'intuizione che c'è stata in quegli anni. Poi sul turismo c'è stato non tanto un abbandono, ci siamo fidati un po' troppo di quel turismo che veniva un po' casuale. Poi oggi la concorrenza è diventata forte e anche questa riflessione l'hanno cominciato a fare anche i giovani, perché i nostri genitori probabilmente avevano un'altra esperienza dietro, che era un'altra difficoltà, probabilmente la difficoltà non tanto di reperire lavoro, ma la difficoltà di come proporsi in un lavoro. Oggi invece la prima difficoltà per i giovani è come cercare lavoro. E nel momento in cui lo cerchi, come proporlo? Quindi è diverso. Prima c'era lavoro, ma non si sapeva proporlo, però ce n'era tanto. Oggi io vedo che il lavoro non è che non c'è, è difficile a trovarlo e tutti troviamo il modo di quel poco che abbiamo, come saperlo proporre e come saperne trarre un buon risultato. Hai raccontato in precedenza com'è stata la genesi, la nascita dell'associazione dei balneatori di Tortoreto. Ovviamente ci sono state anche delle iniziative di lancio, insomma, torna in mente, insomma, la Notte Rosa dei Bambini, organizzata in collaborazione con altre associazioni, ma che comunque, insomma, ha aperto una strada nuova. Cioè, da interlocutori
dell'ente pubblico ha la capacità comunque di promuovere eventi che nel caso di specie hanno avuto un grosso successo. Beh, qui apro una parentesi per Tortoreto. Il merito dell'associazione c'è, come ce l'hanno anche tutte le altre associazioni che hanno aderito, quindi colgo anche l'occasione per ringraziare l'associazione albergatori, l'associazione Proloco, l'associazione della chiesa, che quella che fa la manifestazione della Madonna con i fuochi d'artificio. Sì, il comitato parrocchiale. Scusatemi, avevo un lapso. E ringrazio perché hanno collaborato tutti, e gli stessi cittadini di Tortoreto, facendo il cittadino normale, ha collaborato in una maniera immensa, che è quello di apprezzare veramente con la partecipazione. È stato già un bel risultato, però non è merito dell'associazione solo, questo volevo chiarire. L'idea di questo evento nasce anche inizialmente un po' come gli obiettivi che ha questa associazione, di fare un turismo molto vicino alle famiglie, molto vicino al territorio stesso per i bambini, quindi anche fare un turismo per l'interno in quel periodo è importante. Abbiamo scelto anche una data che stiamo ancora a cavallo tra la fine della scuola e inizio dell'estate, e quindi è un mondo che possiamo creare nuovo a Tortoreto, dove la stessa cittadina Tortoreto oggi si rende conto di essere la zona che attrae di più in questo momento per questo tipo di turismo. Questa è un'intuizione che l'abbiamo avuta tutti insieme, ha dato già un bel risultato, abbiamo avuto una collaborazione da parte delle amministrazioni, da parte anche delle associazioni, Capitaneria, Demanio, SIAE, quindi abbiamo dovuto coinvolgere tutti perché abbiamo fatto un evento sul lungomare, quindi hanno dato una disponibilità, un'attenzione ai vigili urbani, i vigili del fuoco di Teramo hanno dato un contributo facendo anche pompieropoli, abbiamo avuto la collaborazione di associazioni con laboratori didattici, il Ludobus, abbiamo avuto gli stessi operatori che si sono attivati a scoprire anche alternative diverse per socializzare con questi bambini, facendo dei racconti, delle favole, trattando sempre il tema del turismo mare per i bambini. Poi una cosa molto bella di questo evento, secondo me, ha fatto notare anche molto che nel momento in cui noi coinvolgiamo i bambini l'aria è più bella e più pulita, quindi in questo momento in cui tutti viviamo nella paura dei ladri, della delinquenza, delle persone che ci circondano brutte, nel momento in cui noi facciamo qualcosa per i bambini notiamo che queste persone spariscono. Perché? Perché si rendono conto che sono degli intrusi. E quindi la cosa più bella che ha capito Tortoreto stesso è che oggi credere su questo turismo, su questa famiglia che viene a Tortoreto e apprezza Tortoreto prima di tutto per la sua bellezza. Tortoreto a volte noi stessi la disprezziamo perché ci manca qualcosa, ma non ce ne rendiamo conto delle cose belle che ha, e il turista stesso piano piano ce lo sta facendo capire. L'associazione è nata anche per questo, perché ho notato che questi ragazzi si rendono della forza che hanno conto. E oggi dico, ma se noi siamo così belli, perché non possiamo essere desiderati? E quindi questa idea la stanno trasmettendo con il lavoro, con l'impegno, le persone cominciano a crederci, notiamo anche questo avvicinarsi nei confronti dell'associazione. Quindi devo dire che questa esperienza la sto cominciando a vivere con una positività che probabilmente ci aiuterà anche a affrontare futuri eventi e future soluzioni o situazioni da... È abbastanza scontato immaginare che questa idea possa essere riproposta anche nella prossima estate, con ogni probabilità nel 2015. Facevi un riferimento chiaro, molti non si rendono conto, sì, di quello che hanno in mano, e con ogni probabilità in quella serata, complice anche ovviamente il bel tempo, insomma c'è stato un numero di presenze tali, sì, che in molti non immaginavano. No. Noi abbiamo valutato un po' le presenze un po' così con la matematica un po' di campagna, scusate il termine, però è per dire. Però sappiamo che Tortoreto nel periodo tra il ponte di San Pietro e Paolo, perché noi abbiamo scelto anche questa data il giorno prima di San Pietro e Paolo, perché è un ponte in cui... Che è il 28 di giugno. Sì, è il 28 di giugno. È una data che spesso coincide con questa, diciamo, prima ondata
di turisti di weekend che fanno il weekend a Roma, dall'interno, che approfittano il ponte o il weekend, che a volte non c'è il ponte perché può capitare anche di sabato e domenica, però sappiamo che è un periodo in cui spesso le famiglie tornano per riaprire le loro case, per portare i figli già al primo impatto con il mare e quindi è un'occasione dove noi subito possiamo già dire siamo pronti per accogliervi a questa nuova stagione. Quindi l'obiettivo è questo. E allo stesso tempo io vedo che l'evento è già richiesto da tanti, non solo da noi associati, ma dagli stessi turisti che frequentano la zona. Posso solo dire che noi abbiamo le intenzioni serie di portarlo avanti non solo per il prossimo anno, ma anche in futuro per averlo come un evento che ci distingua sempre come l'evento più importante. Se l'abbiamo preso come il primo evento rappresentativo dell'associazione è perché è il vero evento a cui ci crediamo. Poi a fianco a lui probabilmente nasceranno altri eventi che valuteremo e valorizzeremo. Però questo secondo noi è l'evento che ha dato dei risultati inaspettati, come hai detto tu. Quindi questi calcoli si parla che a Tortoreto in quel periodo girano dalle 15-20 mila persone solo per il weekend al rientro o al ritorno delle loro abitazioni e abbiamo anche delle strutture alberghiere che si riversano sulla costa in quel giorno. E abbiamo fatto dei calcoli e pensiamo che quella sera dalle 6 di sera a mezzanotte abbiano avuto diciamo, i numeri girano sui 27-30 mila persone, quindi ci siano state delle persone in più, impreviste. Noi pensavamo arrivare a 2-3 mila persone, ma abbiamo visto un centro pieno, un lungomare dal nord al sud, proprio con un fiume di persone che camminavano. E tutto si è svolto, scusate, dalle 6 a mezzanotte, senza pause. Questo è quello che ci ha stupito. Spesso a volte ci sono dei momenti centrali in cui tu sai che quelle 2 ore sono molto vive e le altre sono un po' più per, diciamo, rilassare, calmare o l'arrivo o la partenza dell'evento. E invece noi abbiamo avuto dalla partenza all'arrivo un pienone che ci ha sbalordito e ci ha fatto rimanere a bocca aperta anche noi stessi operatori. Certo, questo è un viatico importante, ovviamente, insomma, per organizzare questo evento anche negli anni successivi. Facevi riferimento anche sull'ottima collaborazione che si è generata anche con le altre Sì. associazioni, a dimostrazione che in questo momento, quando si parla di turismo, bisogna, insomma, percorrere assieme la stessa strada, no? Come Portare avanti le stesse istanze. sì, noi con gli albergatori abbiamo avuto un'ottima collaborazione, con la Proloco anzi, molto di più pure perché hanno messo in campo la Proloco le sue persone a collaborare con la vendita delle magliette, hanno coinvolto anche i ragazzi della Tortoreto Merita che ci hanno dato una mano nelle immagini fotografiche, nelle rappresentazioni che abbiamo fatto, hanno collaborato anche con gli stessi operatori dando una mano. Anche perché poi non è solo l'associazione che ha lavorato, ti ho detto, ha lavorato anche il cittadino di Tortoreto che senza volere lavorava, partecipava, veniva, dava una mano, veniva, prendeva la maglietta. Quindi diciamo, senza renderci conto avevamo creato una cosa che ha voluto, che tutti la volevano e non lo sapevano, avere questa bella gente in strada con i figli, le mamme che per la prima volta riuscivano anche a godersi i figli divertendosi anche loro, quindi era un binomio veramente perfetto e le associazioni sono state grandiose perché non lo so, siamo stati bravi a capirlo che era l'evento giusto e loro hanno dato tanto, hanno collaborato non solo economicamente, ma con lavoro dentro le loro strutture. Sì, che poi è quello che fa la differenza. Sì, gli alberghi avevano comprato i palloncini, davano le magliette ai loro clienti, hanno fatto quella stessa sera, il lancio dei palloncini. Tante cose che noi le lanciavamo lì e poi vedevamo che tutte le raccoglievano, quindi vuol dire che la cosa piaceva. E questa è la cosa che ci ha stupito. Guarda, io ne parlo ancora con dei brividi perché ancora io non mi rendo conto bene di quello che abbiamo fatto. Veramente.
Credo che un evento che già dà un risultato così non l'ho riscontrato in Val Vibrata negli anni scorsi. Abbiamo avuto successo in un giorno quasi di un evento come la Sagra di Torano, che ce l'ha ormai da 50 anni il risultato, quindi noi in un giorno abbiamo dimostrato di poter avere queste potenzialità. Certo. Importanti potenzialità, ma come nasce la tua esperienza di balneare? Bene, io sono figlio di albergatori e di famiglia che sta ancora oggi nel settore della ristorazione alberghiera. Poi io ho collaborato anche in passato, io sono un geometra, quindi ho studiato geometra, ho collaborato nei studi qui della Val Vibrata fino al 1993, quindi lavoravo negli studi e poi d'inverno collaboravo in famiglia come tutti i ragazzi di quegli anni 80, facevamo le stagioni estive, il cameriere, per poi poter avere quel soldino in più per goderci delle vacanze. E quindi l'esperienza dentro le mie delle strutture di famiglia era un'esperienza iniziale, che era un po' il passatempo per poter godermi anche le mie ferie come singolo, come giovane di 20 anni che può anche affrontare un viaggio, un'esperienza nuova. Poi con gli anni mi rendevo conto sempre di più che la mia passione era quella familiare, la mia passione non solo, anche nel lavoro che avevo inizialmente avviato c'era una passione che ancora oggi ce l'ho, di progettare, di disegnare. Però nella famiglia, quando vedi che c'è già qualcosa che fa la famiglia e tiene unita la famiglia, probabilmente rifletti di più. E io ho notato che questa unione della famiglia viene anche dal risultato che abbiamo con l'azienda o col lavoro che facciamo. E quindi ci ho tenuto molto a dire a mio padre: papà, io ci tengo a stare con voi, però ci voglio stare di più e dedicarmi di più e cominciare a costruirmi anche il mio futuro in questo settore. Poi con gli anni, devo dire, avendo sempre la mia famiglia a fianco, che è stato anche importante, ho fatto anche qualche esperienza fuori, facevo delle stagioni invernali che mi servivano più per acquistare esperienza con altre persone che stavano nello stesso settore, perché poi nessuno è nato profeta qui, quindi nasciamo tutti per imparare, e allo stesso tempo ho riportato qualcosa in più alla mia famiglia o alla mia attività. Poi con gli anni mi sono buttato anche dopo gli alberghi nel settore balneare, perché ho fatto questo investimento a Tortoreto, dove è un po' più per distinguermi, non nei confronti della mia famiglia, ma distinguermi più personalmente nei confronti della mia famiglia che ho creato, con mia moglie e i miei figli, far vedere che abbiamo anche noi la fortuna e la possibilità di avere un futuro e di avere un lavoro che oggi, diciamo, è duro a mantenerlo, ma no, ci la metteremo tutta. Se ho la collaborazione della mia famiglia attuale, probabilmente sarà anche il loro futuro. Ma fare il balneare oggi, sì. Proviamo insomma in poche parole a chi ci segue da casa a spiegare questo tipo di attività. Dall'esterno molte volte sembra che sia bello e soprattutto redditizio a prescindere. In realtà nel corso degli anni le cose sono cambiate molto. Beh sì, questa è una cosa. Beh, non è detto una cosa sbagliata, perché è un po' anche l'illusione che ho avuto io inizialmente, ma non un'illusione positiva, io oggi non la riconosco, no, è bello ed è stato anche positivo. È chiaro che quando tu vedi il mare pensi subito: guarda che bello lavorare al mare. È vero, è bellissimo, però è anche sacrificato. Sacrificato con i tempi, con i ritmi, con gli orari, con le aperture, con le spese che devi affrontare. Poi oggi è un momento in cui tutto quello che fai lo devi calcolare. In passato calcolavi meno, ma non perché non c'avevi le capacità di calcolare, perché c'era un turismo più casuale, più occasionale. Oggi invece c'è una concorrenza molto più, ne abbiamo parlato anche prima, un po' più spietata, e quindi probabilmente tu ti devi inventare un po' di nuovo questo ruolo di balneatore, e quindi l'impegno non è solo di dare un ombrellone, un lettino e una spiaggia pulita, l'impegno è di dare un prodotto mare, che poi la storia del prodotto mare italiano è riconosciuto in tutto il mondo, questo lo posso dire perché ho letto anche qualcosa dopo
questa mia avventura come balneatore. Da Rimini a Pescara il prodotto mare voi non lo troverete in nessuna parte del mondo, dove le strutture riescono a dare non solo il servizio di spiaggia, ma una ristorazione, un servizio di accoglienza, un parcheggio, un parco gioco per i bambini, le stesse strutture che mettono a disposizione i comuni nelle città all'estero non ci sono. Guardate, noi parliamo anche a volte male di Tortoreto, di Alba Adriatica, Giuliano, però hanno parchi giochi, hanno parcheggi, avranno anche tanti problemi, però curano le spiagge, le tengono pulite. Lo stesso cittadino appena vede un problema lo solleva, lo mette oggi su Facebook, quindi alza subito l'attenzione. E questo, diciamo, nasce qui. All'estero l'hanno copiato, da qui qualcuno oggi lo sta portando, ma ancora dietro sta. Noi andiamo a delle strutture in Egitto, a volte vediamo degli ombrelloni, delle strutture bellissime, però sono degli ombrelloni fatti in maniera artigianale, che sì, li apprezziamo perché il posto è quello che è, però in realtà non hanno il valore che abbiamo noi, nel senso noi abbiamo una struttura che viene lavata, viene pulita, viene rimessa ogni anno la vasellina, viene rimessa a posto, poi viene rimessa di nuovo d'estate prima, viene ripulita, viene rimessa in spiaggia, mettiamo persone a pulire ogni mattina con i mezzi le spiagge, facciamo anche gli ambientalisti, perché ogni mattina i collaboratori che mettiamo a lavorare hanno il dovere dalle 7 alle 9 pulire la riva. Ettore, facciamo così, ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia per la pubblicità e ci ritroviamo tra qualche istante. Di nuovo assieme con 45 Giri, con Ettore Muscella, presidente dell'Associazione dei Balneari di Tortoreto. Abbiamo fatto un excursus su come è nata l'associazione, su alcuni eventi, uno in maniera particolare, la tua esperienza pregressa. Un altro aspetto invece, all'interno dell'associazione ovviamente abbiamo evidenziato a ragione i riscontri positivi di questo evento. Ovviamente ci sono anche delle problematiche, insomma, che l'associazione discute assieme e porta avanti, no? Su quali elementi adesso che siamo, la trasmissione si chiama Mare d'Inverno, siamo in inverno ma ovviamente insomma l'attenzione è già accesa verso la prossima stagione. Beh, problemi ci sono, per esempio l'associazione nasce anche per discutere dei problemi che dobbiamo affrontare, per esempio uno dei problemi che vorremmo affrontare anche in futuro con la stessa amministrazione di Tortoreto, per esempio, è anche la cura del mare, diciamo, nei periodi invernali, la cura della pulizia. Cosa che potremmo fare anche noi operatori stessi, sempre con un coinvolgimento dell'amministrazione dove riconosce anche l'operatore questo lavoro. È chiaro che tutto è come progetto di idee, quindi per esempio il mare oggi è importante averlo anche nel periodo invernale pulito, non perché c'è il turista solo, ma anche per una questione di immagine e di preparazione all'estate che andremo a affrontare, perché avere già una spiaggia dove noi ci impegniamo a tenerla pulita, probabilmente l'impegno di portare un risultato migliore nel periodo estivo è più facile, prima di tutto per pulire la sabbia, due, riusciamo anche a evitare un inquinamento delle acque in maniera distratta, perché spesso non è solo quello che viene dai fiumi o dalle discariche, ma è anche la nostra incuria che involontariamente lasciamo una busta che vediamo per terra, la lasciamo lì un giorno, due, tre, alla fine il mare se la riprende. E questo è un po' i problemi. Poi abbiamo anche il problema della viabilità a Tortoreto, secondo me è un problema serio. Problema serio non perché abbiamo una viabilità carente, abbiamo secondo me una problematica in alcune zone di strade senza marciapiedi, strade non asfaltate da tanti anni. Questo è un problema un po' ovunque, però lo dico perché è un problema serio, perché io vengo un po' anche dai ricordi, vivo di ricordi, e i ricordi delle amministrazioni passate, ma parliamo anche di 20 anni fa,
E quindi era bello quando tu sapevi che ogni stagione che iniziava noi a maggio avevamo tutti quanti il lungomare asfaltato. Parlo da Giulianova, al Adriatico, Tortoreto, Martinsicuro. Ed era proprio il primo obiettivo che si mettevano in mente le amministrazioni. Faccio una chiosa, Tortoreto, l'ultima manto d'asfalto sul lungomare è stato fatto in occasione alcuni tratti Sì. dell'arrivo del Giro d'Italia, tutto invece nel 95, Beh. parliamo di oltre 20 anni, poi c'è stato un rifacimento di alcuni tratti in occasione dell'arrivo alla tappa del Giro d'Italia nel Benissimo. 2012. E hai detto, quindi confermi quello che sapevo e mi sentivo di dire. Però questo chiaro che so che oggi Tortoreto sta già programmando per quest'anno entro maggio di finire il lungomare e di fare anche il manto nuovo, quindi noi già quest'anno penso che l'amministrazione dia già una risposta da quel punto di vista. Però lo dico perché questo della viabilità, perché è la vetrina del territorio. Noi dobbiamo metterci con questo obiettivo, che noi dobbiamo essere l'esempio della Val Vibrata per il turista che arriva e non conosce la Val Vibrata. Quando tu arrivi a casa di uno e trovi questa casa pulita, ti pulisci i piedi. E sei obbligato, se trovi la casa sporca tu non ci pensi e non te li pulisci, ma non perché non te li vuoi pulire, non ci pensi. Allora noi dobbiamo attrarre un turista bello, educato, intelligente e che allo stesso tempo ti fa lavorare bene, e quindi dobbiamo essere i primi. Quindi l'asfalto, il paese pulito, le potature fatte in tempi già anticipate, poi una cosa che vedo che c'è un po' di, non, qui non è l'educazione dei cittadini stessi, a volte abbiamo tanti cani, animali in giro, lì ci vuole un po' più di attenzione da parte di noi stessi, pure io ho gli animali, quindi ce l'ho a casa, ne ho tre di cagnolini, so che vuol dire, è un impegno, però se li dobbiamo avere li dobbiamo fare. E quindi curare quando passeggiamo con questi cani le zone che loro sporcano. Stare attenti, e qui ci vuole anche un occhio in più che è quello del controllo. Questo lo dico perché tanto lo sappiamo che siamo visti a volte, però facciamo finta di non saperlo. Però questi sono problemi che li discuteremo dentro l'associazione, dall'inquinamento, la pulizia del mare, di come vengono usati questi animali, come vengono portati a spasso, della viabilità. Un altro problema, secondo me, anche importante da affrontare è a Tortoreto. Io questo è una cosa che già l'ho inserito dentro l'associazione come discorso, è un parco giochi per disabili, per bambini disabili. È uno degli obiettivi che vorrei proporre all'amministrazione, di studiarlo. Perché? Perché tanto i parchi giochi per disabili sono anche come per i bambini da 1 a 6 anni, che hanno capacità motorie e non. Perché? Perché Tortoreto deve dare la bellezza a tutti, quindi senza distinzione. Vedo che spesso questi ragazzi hanno difficoltà a trovare un punto non solo di ristoro, ma più di ricreazione, che è quello che possono avere con più gioia. E a Tortoreto questo gli manca. Hanno anche dei parchi giochi per bambini, però non sono informati bene che sono per disabili alcuni giochi, quindi bisogna distinguerli un po'. A volte trovi il gioco per disabile o per il bambino che non può camminare, dove ci sale o l'adulto o il ragazzo di 16-20 anni e ci fa uso sbagliato. Ma questo non è colpa del ragazzo, è colpa della mala informazione che ha uno, ma non perché, perché può mancare un cartello, può mancare anche un'informazione detta prima. Già il fatto che io adesso qui ne parlo, che è un obiettivo che vorremmo proporre in futuro a Tortoreto, è per dire e cominciare a far capire ai giovani che ci sono dei giochi che possono essere usati da quelli normali, quelli disabili possono usare altri, e bambini neonati ne possono usare altri, però allo stesso tempo diamo un servizio a tutti. Questo è uno degli obiettivi, uno dei problemi. Tortoreto si presta molto anche a queste famiglie, perché ha un'aria pulita, ha un territorio bello, stiamo nelle vicinanze di centri importanti come Pescara, San Benedetto, Teramo e Ascoli, vicino a Roma, luoghi importanti, capitale, e quindi Roma, abbiamo anche zone di chiesa molto importanti, San Gabriele, Loreto, Padre Pio, quindi noi stiamo al centro quasi della
del mondo più bello, che è il turismo dell'Adriatico. Hai analizzato in alcuni passaggi il problema legato all'aspetto di natura ambientale, qualità delle acque. Ovviamente, insomma, per avere una ricetta perfetta per quanto riguarda una vacanza al mare, la qualità delle acque è l'elemento principale. Tortoreto confina con località che, ahimè, hanno dei problemi. Negli ultimi anni, ovviamente, insomma, si sono ridotti, ma sono presenti. Tortoreto ancora non li incontra, ma sotto questo punto di vista, insomma, è importante non abbassare la soglia di attenzione, insomma. E qui parliamo del discorso dei fiumi, no? Sì, sì. Beh, quest'anno abbiamo avuto di nuovo la conferma della bandiera blu. Abbiamo avuto la conferma anche della bandiera pediatrica, che la bandiera pediatrica è anche la qualità della vita che hanno questi bambini nel territorio, quindi per noi è una conferma la bandiera blu, quindi quell'obiettivo di raggiungere la bandiera blu, che è nei quattro comuni della Val Vibrata, Tortoreto vanta questa sua riconferma, a noi ce ne rende orgogliosi e fieri, però è chiaro che non bisogna abbassare la guardia. Oggi lo dico un po' dispiaciuto, ho sentito dire da qualcuno, non di Tortoreto, è chiaro, parliamo di gente che opera nel turismo, rappresentanti pure, dice, vabbè, ma la bandiera blu non è come una volta. No, invece questo è perché giustamente oggi, come vedi, quando la volpe non arriva all'uva si dice che è acerba, è chiaro. In questo momento per qualcuno non è importante, perché probabilmente ha le difficoltà a raggiungerla. Tortoreto ce l'ha, deve migliorare sempre di più per intanto confermarla. Poi sulla qualità delle acque non conta solo l'impegno che ha l'amministrazione e noi operatori, e lì è un po' tutto che gira sull'ambiente. Oggi tutti i settori, parliamo anche della semplice produzione di un tappo di sughero per fare una bottiglia di vino, si guarda l'ambiente. Ogni azienda oggi studia anche in modo di non inquinare. Perché? Perché tutti sappiamo, vogliamo mangiare bene, non vogliamo che ci siano inquinamenti nelle acque, non vogliamo che i prodotti vengano contraffatti, quindi ci teniamo a una vita sana, a curarci prima di tutto. Quindi la miglior cosa è stare attenti a quello che facciamo. Il primo passaggio per avere le acque pulite è noi stessi essere puliti e ordinati. Poi giustamente le funzioni che hanno gli enti preposti come il RUZO nelle verifiche dei depuratori, negli ampliamenti dei depuratori, le amministrazioni nella realizzazione delle fognature dove mancano, nel controllo che questi allacci vengano fatti bene, tutte queste operazioni sono state fatte e devono essere ancora fatte. È chiaro che in passato qualcosa è sfuggito, qualche problema c'è stato, però voglio fare anche un esempio. In passato, sarà perché stavamo tutti bene, il mare a volte era nero, parliamo degli anni 90, prendevamo i pattini per fare i bagni al largo e nessuno si lamentava. Oggi il problema c'è, pure più grave, quindi non dico che non c'è. E nel momento di tristezza che stiamo vivendo un po' tutti, perché vediamo tutti i problemi che ci sono, e tutti, ci ricordiamo che è anche brutto questo, ed è no, ci dobbiamo ricordare anche prima, dico io questo. Adesso non è che stiamo indietro, no, però cominciamo a ragionare bene adesso. Io vedo che anche la stessa gente oggi quando parla del mare ci tiene, cosa che prima non lo faceva. E se lo faceva, lo diceva, ma dopo non lo attuava. Oggi una mamma sta attenta a buttare un bicchiere di carta, ma è anche il figlio di 6 anni che dice, mamma, la plastica va qua. Quindi sono piccole cose che tu noti che cresce nella gente. Sono dei piccoli semi che noi mettiamo, che piano piano fanno fiorire delle idee, delle cose che probabilmente piano piano aiuta a un buon livello di acqua che abbiamo oggi a Tortoreto, una buona cura della spiaggia, un buon paese pulito, un ristoratore operatore che deve curare prima di tutto anche le sue strutture in quel modo, con l'ambiente, dando massima disponibilità anche allo stesso turista per poter soffrire del servizio, che a volte noi pretendiamo che il turista sia pulito e non gli mettiamo il secchio, quindi siamo tutti complici e tutti bravi quando lo risolviamo il problema. Quindi penso che Tortoreto non debba abbassare la guardia mai, puntare sulla bandiera blu sempre, e tutto quello che viene è tutto di guadagnato, penso. Un altro problema, che ovviamente non è semplicemente circoscritto a Tortoreto, riguarda la direttiva Bolkestein. Si stanno vivendo momenti importanti, insomma, nel mese di febbraio attesa
un pronunciamento importante della Corte europea su questo tema. Ovviamente all'interno della vostra categoria, insomma, questo tema sì, è molto sentito e ne avrete sicuramente dibattuto. Sì, ne parliamo, abbiamo fatto un direttivo dove abbiamo anche dato le deleghe a persone che si impegneranno anche in questo settore, perché poi ognuno di noi ha anche un ruolo lì. Per esempio io so qualcosa, lo so io, ma poi sono uno che si documenta spesso con qualche altro operatore che è molto più informato di me. Faccio i nomi per esempio di Carlo Iampieri, è una persona che noi gli abbiamo dato la delega proprio al demanio, proprio su questa direttiva Bolkestein, che sembrerebbe una cosa facile da capire, ma non è tanto facile, perché le diversità sono tante in Italia di concessione demaniale. Perché? Perché ogni regione in passato ha attuato le sue tariffe, abbiamo avuto un po' un disordine amministrativo che lo stiamo pagando oggi, perché oggi l'Europa ci dice di rimettere un po' ordine a questo mondo che, diciamo, in Italia negli ultimi anni, se oggi abbiamo qualche problema con la politica è proprio questo, abbiamo lasciato sempre con la speranza che chi veniva lo risolveva il problema, e oggi il problema non è diventato semplice da risolvere. L'Europa ci sta chiedendo da qualche anno questa, diciamo, riforma, chiamiamola riforma, è il momento delle riforme, dove dobbiamo mettere un po' ordine a queste concessioni. Viviamo l'ansia, sì, perché tanta gente in passato investiva, però aveva anche la certezza che se tu investivi e ti impegnavi avevi un ritorno e allo stesso tempo sapevi che potevi ottenere sempre questa riconferma della concessione. Oggi c'hai più una paura, perché è un'imposizione da parte dell'Europa dove ti dice voi dovete mettervi in regola, e quindi non avendo queste idee chiare di queste diversità delle tariffe dici sì, vabbè, mettiamoci in regola, però c'è chi paga e chi non paga, e allora la gente dice se io devo pagare poi devo investire poi so che qua andremo a bando, e il problema è questo, è il bando, perché loro ti dicono se voi non vi mettete in ordine prima o poi arriveremo noi e lo decidiamo noi. E quando ti deve decidere uno che non ti conosce, probabilmente, certo, non è, c'è l'ansia. E soprattutto ovviamente ci sono, come giustamente dicevi tu, delle dinamiche diverse, realtà sì, territoriali, insomma, con imprese che hanno caratteristiche diverse. Il problema è un po' complesso, quindi essere chiaro per me, non essendo un tecnico, è difficile in questo momento. Quindi io vi parlo un po' sulla sensazione che può avere un operatore quando deve affrontare questo problema. Noi siamo operatori che sappiamo che paghiamo il canone, sappiamo che dobbiamo affrontare delle spese, sappiamo che per un turista è importante ogni anno rinnovare la struttura, sappiamo che non può essere solo rinnovare, dare qualche novità, qualche investimento in più, migliorare la ristorazione, migliorare qualche mezzo dentro la struttura. Sono cose che tu le fai quando tu puoi programmare a lungo tempo. Oggi questa certezza non ce l'abbiamo, e quindi ci fa avere la paura di poter investire. Di fare degli investimenti. Una è questa. E l'altra paura, secondo me, oggi è quella di questa crisi. La crisi che c'è un po' dappertutto, che è quella di... ti faccio un esempio, per essere chiaro. Abbiamo fatto una bellissima stagione quest'anno. Mi hai anticipato quella che era una mia domanda. Bene, allora può essere che riusciamo a risponderle a tutte e due subito. La stagione scorsa è stata la più bella negli ultimi 5-6 anni. Non voglio tornare tanto indietro, però per me negli ultimi 5 anni abbiamo vissuto, prima di questa, stagioni un po' ambigue, brutte, però allo stesso tempo ci siamo un po' salvati, perché abbiamo avuto un agosto che negli ultimi 5 anni non ha mai piovuto. Per noi agosto è il mese più importante, diciamo, e quindi alla fine salvavamo un po', come si dice, capre e cavoli. Questa stagione è stata bellissima, abbiamo avuto degli ottimi risultati, però in realtà ci serviva per risolvere il problema degli ultimi 5 anni. Quindi noi operatori ci siamo sentiti subito
messi come delle persone, quest'anno vi è andata bene, per l'amor del cielo, è vero, dire di no è brutto, però vuol dire che riconoscete il grido di lamento degli ultimi 5 anni. Questo è quello che voglio far capire, ma non perché in passato bastava solo il mese di agosto che faceva il bel tempo e tutti, allora vi lamentate sempre. No, non è che ci lamentiamo sempre, però lavorare un mese non è fattibile, ma non è manco Questo bello. anticipa un altro mio concetto, un'altra mia Sì. riflessione. I tempi della stagione turistica, che sono decisamente molto concentrati Concentrati. in questa zona, e poi ovviamente il riferimento che facevi è stato soprattutto alle condizioni meteo. Ovviamente Sì. le attività balneari Chiaro. sono inevitabilmente legate al bel Purtroppo. tempo. Beh, sì, le stagioni, prima di tutto il tempo è fondamentale per qualsiasi cosa, anche per vendere gli ombrelli ci vuole il sole, se no non trovi uno che te lo vende per strada quando piove, per dire. È una battuta, però ti fa capire che il sole per noi è la prima arma per poter vincere con questi turisti che dobbiamo conquistare e far venire in Italia. Il sole, prima di tutto. L'Italia poi è il bel paese, veniva definito il paese del sole, e noi avere queste stagioni in cui ci pioveva, io dimentico il 2014, da maggio a metà luglio abbiamo avuto sì e no 2 o 3 weekend decenti, nemmeno buoni, decenti, di cui ci siamo salvati, ma gli altri era sempre pioggia o vento o difficoltà pure per lo stesso. Non solo operatore, ma il turista stesso arrivava la mattina, quando era l'una alle 2 doveva abbandonare. Ti abbandonava a metà strada di un lavoro tuo e lui che purtroppo non si godeva la giornata. Quindi il disagio era per tutti e due. Trovi un turista più nervoso, trovando un turista più nervoso tu a volte sei meno disposto ad accoglierlo. Quindi abbiamo pagato tante difficoltà, che però devo dire che qua ci metto anche molto merito a questa zona. Tra Alba Adriatica e Tortoreto, come operatori, siamo nati operatori. Questa è una delle zone più importanti dell'Abruzzo turisticamente, quindi sa qual è il problema, sa che il turista arriva nervoso, è pronto ad accoglierlo e farlo tranquillizzare e calmarlo. Però è anche importante una condizione ideale, che è il clima, per poter affrontare una stagione. Le stagioni vanno allungate, sicuramente. Possiamo anche dire che, anche se non piove, ma è brutto, è nuvoloso, a settembre, a marzo o aprile si può fare un evento, è chiaro, si deve fare. Però le difficoltà oggi sono un po' perché queste strutture, questi territori non siamo mai pronti per avviare anche una stagione prima. Quello che dicevamo prima, negli ultimi anni tutti abbiamo abbandonato il turismo di aprile-maggio, ma l'abbiamo abbandonato perché? Perché il tedesco ci ha cominciato ad abbandonare. Il turista che frequentavo a quel periodo era praticamente tedesco, austriaco, svizzero, qualche volta arrivavano anche gli olandesi, parliamo della famosa Pentecoste tedesca. Avevamo anche delle agevolazioni da parte dello Stato negli anni 80-90, che fu un'arma che proposero i romagnoli al governo della Democrazia Cristiana negli anni 80, che era quella di rimborsare il pedaggio ai turisti. Ed è stata un'arma importante in quegli anni. Questo dopo col tempo è andato a finire, oggi vanno più in Jugoslavia e hanno anche dei servizi peggiori, devo dire la verità. Ho fatto il militare a Trieste e andavo a Pola, a Porto Rosa, zone bellissime, però io non sottovaluterei l'Italia. Guardate, noi parliamo a volte male della sanità, parliamo a volte male delle scuole, ma noi abbiamo tutto pubblico. Voi, un turista si sente male a Tortoreto, può andare tranquillamente in un ospedale, viene accolto e gli viene applicata la terapia o la cura che ne ha bisogno. E quindi queste sono delle fortune che abbiamo, a volte non lo capiamo. Per fare turismo è importante, però è importante anche far arrivare il turista e farglielo capire. Noi non sappiamo farglielo capire. Perché? Perché siamo i primi a dirci male. Sì, è un modo di fare. Hai tirato fuori un nuovo argomento, ma il tempo a nostra disposizione è finito, quello della promozione. Avremo sicuramente tempo e Come modo di confrontarci su questo argomento. Per il momento ti ringrazio per la tua no? partecipazione a Grazie. 45 Giri. Il nostro spazio finisce qui. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Il nostro spazio di approfondimento torna domani, sempre alla solita ora.